diamo anche il benvenuto a un altro grande personaggio, Don Vincenzo Togati. Personale, ma credo sia di tutti.
ringrazio perché la sua carità sacerdotale continua a fare del bene a tanti, compresa la mia famiglia che assiduamente ti viene a cercare, quindi sono contento, ecco, che sei anche tu presente questa sera. Grazie al Padre, grazie al Padre Vincenzo, grazie a tutti, a Katia che ci ha introdotto. Che cosa dire di Dottor Lindo? Dottor Lindo è stata una scoperta spirituale anche per me negli ultimi anni, è qualcosa che ha segnato davvero profondamente la mia vita per un motivo molto semplice. C'è una frase nel Vangelo che tutti noi conosciamo, a un certo punto Gesù dice che non si accende una lampada per nasconderla sotto il morgio, ma si mette in alto per poter illuminare tutta la stanza. E quando mi sono avvicinato alla figura di ho avuto la percezione di trovarmi davanti a una lampada ardente che per troppo tempo era stata nascosta sotto il morgio. Questo sacerdote ispira un fascino straordinario, non soltanto per la sua testimonianza di vita, la sua vita è già un annuncio. Lascerò a Luciano il racconto di qualche passaggio importante della sua storia che credo possa parlare a ciascuno. Permettetemi semplicemente, vi prenderò qualche minuto per tracciare una sorta di teologia spirituale sulla figura di Don Lindo Uoto. Per dire che cosa? Che nella storia della Chiesa noi abbiamo due categorie di santi. Allora, ci sono i santi che noi guardiamo e sono messi lì dalla Chiesa come esempi da imitare, cioè persone che ti dicono che è possibile vivere il Vangelo in quella modalità, in quel modo. Molti di questi testimoni, diciamo, sono alla portata di ciascuno di noi, cioè leggendo la loro storia ci accorgiamo di come assomiglia moltissimo alla nostra e quindi la loro figura è davvero di sprone per ciascuno di noi. Ma nei santi ci sono anche dei testimoni che non sono messi lì semplicemente come esempi da imitare, ma sono messi lì come segno. Cioè, se uno legge la vita di Don Lindo, uno dice no, una vita così io non potrei farla. Ed effettivamente è così, perché è una vita estrema, ai limiti. Ma la santità di Don Lindo sta nel fatto che tutta la sua vita appunto è un segno, cioè indica qualcosa. E nonostante tanti anni anche dalla sua morte, la sua vita, la sua testimonianza, la sua parola, anni la Provvidenza sta facendo emergere, no? da sotto il moggio, diciamo così, la sua spiritualità, diventa per ciascuno di noi davvero una strada, un orientamento, una direzione da prendere. L'errore che secondo me noi possiamo fare quando ci avviciniamo alla vita di Don Lindo è leggere, già il nome aiuta a uscire fuori strada, è una sorta di esagerazione del lato della sofferenza e del dolore, come se il dolore e la sofferenza di per sé santificano. Fratelli, non è assolutamente così, cioè non basta che una persona soffre automaticamente questa cosa la santifica o lo santifica. Anzi, noi possiamo fare la testimonianza, possiamo fare l'esperienza della nostra vita di accorgerci che molto spesso è esattamente il contrario. Proprio il dolore e la sofferenza che ci danno, cioè tirano fuori da noi il peggio di noi. Perché quando una persona soffre, innanzitutto si sente sola, poi non si sente capita, si sente frustrata nel suo progetto, nei suoi desideri, comincia a sentire il mondo come un nemico e comincia a rinchiudersi. Quindi il dolore e la sofferenza di per sé non hanno nulla automaticamente materia santificante. Il grande miracolo dei santi è invece poter dire che l'esperienza della croce può diventare un modo di farci santi. Io amo sempre ripetere quelle parole così belle e profonde che troviamo nel Vangelo quando, raccontando in maniera così sintetica, gli evangelisti hanno un pudore assoluto quando raccontano la crocifissione di Cristo. Voi sapete che le parole sono così rare intorno a quella crocifissione che per poterle mettere insieme noi dobbiamo unire tutti i Vangeli e unendo tutti i Vangeli tiriamo fuori solo sette parole che Gesù pronuncia in quel momento.
non ci sono grandi discorsi, grandi catechesi. La croce di Cristo si staglia in un panorama di totale silenzio, perché molto spesso la croce esige il silenzio. Bene, in quel momento in cui Gesù è crocifisso, accanto a lui ci sono due donne. E tutti noi abbiamo nella memoria le parole del Donatore: ricordati di me, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, quando sarai in paradiso. Vi ricordate Gesù che dice: oggi stesso sarai con me in paradiso? Ignoriamo molto spesso le parole dell'altro padrone, che non oserei chiamare cattivo, dell'altro. Ma in realtà dietro le parole dell'altro padrone sono nascosti solitamente i nostri ragionamenti. Sentite che cosa dice: se veramente tu sei Dio, scendi da quella croce e salva te stesso e noi. Che tradotto significa? Se sei Dio, perché non ti togli questo dolore? Se sei Dio, perché non mi salvi da questa sofferenza? Quante volte noi ragioniamo così, capite? E questa cosa, più che farlo sentire vicino a Gesù, lo fa essere arrabbiato nei confronti di Cristo, arrabbiato nei confronti di Dio. Quindi vedete come normalmente le parole di quest'altro ladrone in realtà sono i nostri ragionamenti umani. La teologia usa un'espressione che a volte noi ignoriamo, no? E questa è la visione mondana, cioè la visione che viene dal mondo. Per intenderci, quando le cose le vediamo dal basso, le vediamo sempre dalla parte di questo lavoro. Immaginate quante volte noi pensiamo la stessa cosa, diciamo: com'è possibile che Dio è il nostro padre e mio figlio soffre? Com'è possibile che Dio è il nostro padre e la nostra famiglia è tutta spaccata? Com'è possibile che Dio è il nostro padre e non riusciamo a trovare un lavoro, non riusciamo a trovare la quadra della salute, non riusciamo ad affrontare la vita in maniera dignitosa? Sono tantissimi gli argomenti che gridano contro Dio, non a favore del fatto che è nostro padre. E amici, noi non dobbiamo nasconderci dietro un dito, perché effettivamente il male è messo lì appositamente per distruggere dentro di noi la convinzione, la certezza che Dio è nostro padre. Vi ricordate quando all'inizio proprio della predicazione di Cristo, dopo che Gesù riceve il battesimo, dice, dicono gli evangelisti entrambi, che fu condotto nel deserto dallo Spirito perché fosse tentato. E alla fine di quei 40 giorni, in un momento di estrema debolezza per Gesù, 40 giorni di digiuno nel deserto, in quella debolezza chi è che si presenta? Si presentano gli angeli ad aiutarlo? No, si presenta un altro angelo, è un angelo decaduto che si presenta. Si presenta il demonio e proprio nel momento di massima debolezza di Cristo lo tenta. E come lo tenta? Se veramente sei figlio di Dio, se sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Tutte le tentazioni iniziano sempre con questa messa in discussione. Vediamo se sei figlio di Dio. Cambia le cose, non accettarle, tenta il Signore, rischia. Gli dà una lettura ancora una volta mondana, dal basso. Dov'è il miracolo? Cioè, dov'è la testimonianza così eroica, chiamiamola così, così estrema? Una persona come Don Dolino, come Padre Pio, come Natuzza, come questi personaggi che hanno riempito la storia del secolo scorso, sono tutti contemporanei di loro, e che lasciano a ciascuno di noi non tanto il fatto: per farmi santo come Padre Pio devo chiedere al Signore di darmi le stimmate. Ma no, non dobbiamo chiedere al Signore questo tipo di dono. Per farmi santo come Natuzza, il Signore mi deve dare la grazia di parlare, non lo so, con l'angelo. Non è questo. Cioè, noi non dobbiamo andare a cercare l'eccezionalità. L'eccezionalità a volte è un dono dato a qualcuno per il bene di tutti. A qualcuno, ve lo ripeto, per il bene di tutti. Il Signore dà questo dono a Padre Pio, non per Padre Pio, ma per il bene di tutti. Tant'è vero che Padre Pio dice una frase che a me trafigge il cuore tutte le volte che la leggo. Dice: i patti sono che io posso pregare solo per gli altri. Non posso pregare per me. Per me
non posso chiedere niente. Capite cosa significa? Significa che questa persona ha ricevuto sì un dono e tutti lo guardiamo, tutti diciamo che fortunato, no? Padre Pio, a vivere l'eccezionalità di questo dono. Ma non riusciamo a capire che innanzitutto questa eccezionalità sta nel fatto che quello è un uomo crocifisso, così come l'era Natuzza, così come in qualche misura lo è stato Don Dolindo per tutta la sua vita. E la croce è sì un onore, ma quando noi desideriamo quel tipo di onore ci comportiamo con la stessa ingenuità di quei due fratelli raccomandati dalla madre nel Vangelo, di che questi miei figli si siedano una a destra o una a sinistra. E Gesù dice: guardate che voi non sapete che cosa state domandando, non sapete che cosa state domandando. Vedete, ho fatto tutta questa premessa per dirvi che cosa? Che quando ci troviamo davanti alla vita di un uomo come Don Dolindo, non dobbiamo cadere nell'ingenuità di dire basta trovarsi nel dolore e nella sofferenza per poter benedire il Signore o trovarci davanti a un percorso di santificazione. Il miracolo sta nel fatto che se normalmente la sofferenza ci chiude, questi uomini, queste persone che noi chiamiamo, Luciano sicuramente non lo spiegherà meglio, le chiamiamo anime vittime, ci mostrano invece, questa sì è una cosa da imitare, cioè nel momento di più grande sofferenza, invece di chiudersi, si aprono. Allora attenti, quando una persona soffre, che cosa fa? Si chiude. Qual è il contrario della chiusura? L'apertura. E che cosa significa in maniera concreta che una persona quando soffre per santificarsi deve aprirsi? Significa una cosa molto semplice: se il dolore, il male lo usa per farti scoraggiare e distruggere dentro di te la convinzione che Dio è tuo padre, tu se vuoi santificarti nel momento in cui soffri devi abbandonarti completamente nelle mani di Dio. Il contrario della chiusura, fratelli, è la fiducia. Questo ci santifica. Allora, ciò che colpisce nella vita di Don Dolindo non è il suo dolore, ma la sua fiducia. Non sono le circostanze avverse che ha dovuto affrontare. Guardate che dicono i salmi che i nemici peggiori sono i nemici alle spalle. I nemici alle spalle sono quelli che c'è in casa, eh. È la sofferenza che viene dalla Chiesa. Sapete per quanti anni non ha potuto celebrare la messa? Vissuto questa, per un sacerdote, forse la mortificazione più grande di non poter esercitare il proprio sacerdozio, ma invece di incattivirlo ha fatto crescere dentro di lui invece un abbandono totale in Dio, una fiducia totale in Dio. La preghiera più famosa che ha fatto conoscere Don Dolindo a tutti e che forse tutti conosciamo senza sapere che c'è Don Dolindo dietro questa preghiera, è una sorta di locuzione interiore che lui ha ricevuto, no? È l'atto di abbandono. E questa preghiera che è suggerita da Gesù all'anima viene detto esattamente l'atteggiamento, la postura del cuore che ciascuno di noi deve avere nella vita. Quando uno dice Gesù pensaci tu, non è una formula magica, ma è un progetto di vita. Se è vero che Dio è tuo padre, se è vero che questo padre ha sacrificato suo figlio per te, se tu credi in questo, devi affrontare la vita con questa fiducia di fondo, che uno che ti ha amato così non ti lascerà mai a piedi, anche quando sembra che tutto è contro di te. In questa preghiera è bello che dice, anche quando stai pregando e invece che le situazioni migliori peggiorano, tu preghi e invece che le cose diventano migliori, sembra che stanno peggiorando. È proprio lì che tu non devi scoraggiarti e devi fidarti ancora di più. Allora, quando molliamo la presa, quando ci abbandoniamo completamente, quando al dolore invece della chiusura facciamo seguire la scelta di fidarci completamente, perché questa sì che è una scelta, che è una professione di fede, lì capita un miracolo. Sapete qual è? Si manifesta l'onnipotenza di Dio. Perché? Perché le persone che si abbandonano completamente nel Signore
che hanno questa fiducia totale nel Signore vengono riempite del suo amore. E che cosa accade? Che il Signore gli dà la grazia di affrontare tutto quanto devono affrontare, ma il vero miracolo è che queste persone che sono riempite dell'amore di Dio, senza accorgersene, il loro passaggio sana, consola, incoraggia, cambia, guarisce, libera tutte le persone che sono intorno a noi. Quindi più noi facciamo entrare l'amore di Dio dentro di noi, fidandoci di Dio, più questo amore opera miracoli anche intorno a noi. Questo è il motivo per cui, così come succede per Padre Pio, succede anche per Bondolino e come è successo anche per Natuzia, ci sono decine, centinaia di storie di persone che possono raccontare migliaia di fioretti legati alla vita di quest'uomo. Quella sua Ave Maria ottiene una grazia, quella sua parola indica la strada, quella sua profezia aiuta una persona a fare la scelta giusta. Ma perché? Qual è il potere straordinario che ha quest'uomo? Quali sono i doni grandi che lui ha? Uno solo: quest'uomo è completamente abbandonato nelle mani di Dio. E il complimento più bello lo riceve da Padre Pio. Ce lo racconterà Luciano quando parlerà proprio di questo incontro. Voglio solo rubare una frase di questo incontro, no? Il paradiso è sempre stato e sempre sarà nel tuo cuore. Vedete, tutto questo fa sì che questa persona in particolare, che veramente, credetemi, ha vissuto delle sofferenze atroci che lo hanno anche fatto diventare meno amato a livello psicologico, aveva un blocco, soltanto la grazia della Madonna lo sblocca in questo senso e gli permette di poter esercitare anche il ministero di annunciatore della parola. Ha scritto migliaia e migliaia di pagine, non soltanto di commento alla scrittura, pagine in cui ha spiegato, ha introdotto, ha educato, ha accompagnato. E se uno dovesse tradurre in maniera molto concreta dove troviamo la spiritualità di quest'uomo, in che senso quest'uomo può diventare una lampada che illumina tutta la stanza, dovremmo dire due o tre cose. Quindi mi fermo e lascio la parola, diciamo. La prima cosa, e ve l'ho detta all'inizio, quest'uomo ci mostra che la via della santificazione, soprattutto davanti alla sofferenza e alle circostanze avverse della vita, non è semplicemente sopportare le circostanze avverse della vita, resistere alle circostanze avverse della vita, ma è fare un atto contrario, dice Sant'Ignazio, agere contra. Qual è questo agere contra? La fiducia in Dio, l'abbandono in Dio. Tutto è contro di te, tu fermati, mettiti in ginocchio e di' al Signore: io metto tutto nelle tue mani, pensaci. Noi con la bocca diciamo pensaci tu, ma le nostre mani invece ci fanno pensare noi. No? Piace usare sempre un'immagine, la uso spesso nelle mie catechesi. Come se una persona che non sa nuotare cade in acqua. Voi sapete che una persona che non sa nuotare cade in acqua, qual è la cosa istintiva che fa? Si agita. Ma più si agita, prima affoga. Se si calma, succede un miracolo, cioè l'acqua lo porta a galla. L'atto di abbandono è esattamente questa fisica spirituale. Se tu ti calmi e ti fidi, misteriosamente quegli stessi eventi ti portano di nuovo a galla. E dentro di te c'è una letizia e una pace che non viene dal mondo, perché tu sei sulla croce. E uno dice: ma perché sei nella pace se sei crocifisso? Perché non viene da me? È Dio che sta operando in questo senso. Due, questo soprattutto per noi sacerdoti, quello che questa luce che illumina sta nel fatto che Don Donino si sente divorato dallo zelo di annunciare la parola, di salvare le anime, di far fare alle persone un'esperienza consapevole di fede. Don Donino non è che passa il tempo semplicemente a dare immaginette con le scritte dietro, non riducere Don Donino a questo. Don Donino passa il tempo a istruire, fare catechesi, fare conferenze, scrivere, aiutare le persone non soltanto a vivere una fede che ha a che fare con la nostra
anche delle ragioni, direbbe San Pietro, della speranza che è in noi. Le ragioni della speranza che è in noi. Perché se tu hai le ragioni della speranza, le puoi condividere con gli altri, le puoi comunicare agli altri. E poi, il terzo segreto della sua spiritualità, della sua figura, è Maria. Ancora una volta vedete la predominanza di questo lato mariano, che credo si sviluppa in lui con due caratteristiche molto interessanti. Il primo è ovviamente il rosario, che lui reputa davvero un'arma, ma attenti, non perché le Ave Marie ripetute magicamente ottengono qualcosa, ma perché il legame del rosario, ancora una volta, è un legame fiducioso con una che ti è madre. E quindi è come se tu ti aggrappi all'amore di una madre, e questa madre agisce perché tu ti fidi di lei. Ecco il rosario. La seconda cosa che forse vi stupirà è un amore viscerale per la Sacra Scrittura, per la parola di Dio. E se c'è nel Vangelo, nella Bibbia, un personaggio che più degli altri ha saputo far sedimentare, serbare nel proprio cuore le parole di Dio, questa è Maria. Questa è una grande lezione per ciascuno di noi, che normalmente siamo digiuni di parola di Dio. Io sono contento che molti di voi leggono il commento al Vangelo la mattina. Non è un atto di umiltà il mio, ma non state leggendo bene, perché io ripeto il Vangelo, non c'è niente di mio. Io prendo il Vangelo e lo ridico, ma non c'è niente di mio. È bello che una persona dica: mi aiuta, ma ti sta aiutando il Vangelo, non io. Io lo ripeto. Questo significa che quel Vangelo non lo capiscono solo i preti, lo capiamo tutti noi se abbiamo il cuore e se sappiamo serbare dentro di noi la parola. Allora sarebbe bello disseppellire la testimonianza di questo sacerdote, ricollocarlo in alto e non trasformare il domingo in un ennesimo santino. Non abbiamo bisogno di altri santini, abbiamo bisogno di santi, cioè abbiamo bisogno di persone che possano segnare la strada. Ed è bello che se lo Spirito Santo in questo momento storico ha suscitato un interesse rinnovato nei confronti di Don Donildo Ruotolo, significa che in questo momento la sua testimonianza può aiutarci, può dirci dove dobbiamo andare. Allora sono contento che questa sera siamo in tanti, e credo che la lettura di questo testo, poi lascio la parola a Luciano, ognuno di noi ha un dono, ognuno di noi ha un dono. Luciano ha il dono della scrittura, e non è un dono suo, è un dono di Dio, quindi non è un complimento che facciamo a lui, ma ringraziamo Dio che gli ha dato questo dono. E vi dico che è un dono, perché? Perché tutte le volte che io leggo Luciano mi accorgo che tocca delle porte che non sono soltanto quelle intellettuali, ma tocca il cuore. Quando ho letto anch'io la biografia di Natuzza, mi ha aiutato a interiorizzare la vita di questa donna in un modo che mi è rimasto talmente tanto nel cuore che non è più uscita. E questa è una grazia. La sua parola, la sua scrittura si è fatta spazio nel mio cuore. E questo libro, scritto con Grazia Ruotolo, che è un personaggio straordinario ed è una donna, un'apostola vera, è ancora una volta uno di quei lavori che secondo me vanno diffusi quanto più possibile, perché qui in questo libro non trovate semplicemente il racconto della vita, ma trovate un racconto della vita che può entrare nella vostra vita e lasciarvi quel retrogusto di gratitudine e di desiderio di santità, che poi dovrebbe essere il motivo vero per cui uno si va a leggere la vita di un santo. Cioè, perché dovrebbe interessarci leggere la vita di Don Donildo? È come se stiamo leggendo un libro di storia? No, è come se stiamo leggendo qualcosa che possa aiutare noi a vivere diversamente la nostra storia. E queste sono pagine che aiutano in questo senso. Ma io mi fermo, mi taccio e lascio la parola a Luciano. Riconosco la mascherina, riconosco la voce, che c'è una voce molto buona.
scritto questo libro, secondo libro, dopo aver scritto il mio quinto libro su Natuzza, il titolo era Gesù di Natuzza, perché sentivo di dover esplorare il rapporto mistico e intimo tra Natuzza e Gesù. E mi era molto colpito questo, che prima della mia conversione lo consideravo per esempio San Pio, San Luigi, perché era stato reso come quel famoso santino di cui parlava Cipro Luigi. Quindi io lo leggevo attraverso i fotocalchi, che è stato come detto in un certo punto per capire, grazie a Natuzza, in che punto le loro esperienze mistiche combaciassero questo punto comune, ho cominciato a leggere il canteggio che lo legava appunto a Padre Benedetta, a Padre Agostino, eccetera. E lì mi è caduta la classica bandiera delle mani, perché ho letto una frase che era molto familiare, che diceva: amo Gesù, si presenta, poi Dio dice amo così tanto da espandere il lavoro sul campo, cosa che aveva detto anche la Chiesa. Quindi tutto questo per dire che con questo paradigma è uno che ama Gesù così tanto, così alla follia, è pazzo d'amore. No? Gesù dice, Natuzza dice a Gesù, mi dicono che sono pazza, ma io sono pazza d'amore per te. Quindi Gesù risponde, anch'io sono pazzo d'amore, pazzo per voi, perché Gesù che muore sulla croce fa un sacrificio, cioè appunto per salvare l'umanità. Ecco, loro hanno trasformato la sofferenza, il dolore nella gioia, proprio perché non sapevano poter offrire questa sofferenza per la salvezza delle anime, e questo contribuisce alla gioia infinita, cioè il fatto di poter rendere salvezza e quindi contributo alla gioia senza fine. In loro c'è sempre questo ricordo, quindi non sono persone che non capito, è uno che fa morire alle risate, diciamo, io non volevo fare questo libro, vi dico la verità, perché ero stato morto e quindi mi ha questa grazia vuoto, non cercavo di avermi visto in una professione televisiva, perché si era convinta che io dovevo essere, diciamo, depositario delle sue memorie. Io esitavo ad andare a incontrarla, se non che c'era questo pellegrinaggio dei vettori della vita cristiana e di ritorno siamo passati in Santa Casa Loreto, dove io con Don Antonio Rizzolo, direttore di famiglia cristiana e anche direttore dell'apostolato della famiglia Paolina, abbiamo detto cos'era in Santa Casa. Uscendo dal santuario, una signora che mi aveva ascoltato le conferenze che abbiamo fatto con Antena Ragione, mi ha detto: ah, dottor Regolo, volevo chiedere una cosa, perché non parli con il dottor Lugo? Ma come? Cioè, mi è sembrato proprio una cosa strana. Quindi sono andato in tutta portare Grazia e sono rimasto veramente colorato. Pensate di Grazia a casa sua, dico solo questo particolare, dei crocifissi, no? Con i quali pregava il mondo. E in questo lui, diciamo, riponeva di questo punto di vista. Io l'ho chiamato i pizzini, che erano dei biglietti d'amore. Chiamavo dei pizzini, ma erano dei bigliettini che lui scriveva a Gesù, erano biglietti d'amore, quindi durante tutta la notte lui si metteva davanti a questo crocifisso e diceva: guardi, siamo tutti e due crocifissi, io sono crocifisso, diceva lui, che studiavo nella mia comunità, invece tu sei il crocifisso che dà la presenza, che dà l'amore, eccetera. C'è questo dialogo impressionante per lui, e lui continua a scrivere queste frasi d'amore provocate nelle sue notti silenziose, notti in cui lui offre tutto quanto può a Gesù. Questa, diciamo, questa commovente introspezione la si vede in lui anche nel modo in cui ha accettato lo stracismo e soprattutto l'attivazione di quella del suo comune. Quando qualcuno poi avrà la possibilità di andare a Napoli, dove lui è sepolto, il nostro Signore di Dio, perché lui appunto ha rifatto anche, diceva prima Don Luigi del Rinale con Maria, lui durante la guerra della grotta di Lourdes e diciamo a indurre questa grande devozione mariana, nel senso che la sua devozione era che lui conosceva in maniera molto simile a quelli che sono stati, per esempio quest'anno si sono ricordati i 50 anni della morte del Beato Alberione. Lui Alberione diceva che tutti gli apostoli devono avere come esempio Maria, perché Maria prende Gesù e lo porta ai cuori di tutti, e così.
era un vescovo che andò in incognita a Mosca a consacrare al cuore immacolato di Maria la Russia, mentre lo faceva anche Giovanni Paolo II in piazza San Pietro nel 1984, e subito dopo cominciò anche la perestroica in altro modo del mondo libero. Questo è un particolare, ma quello che mi ha molto colpito facendo questo libro è che ho letto quanto vale, quanto dovrebbe scrivere, cioè lui scrisse, verrà un giorno un pontefice che si rifiuterà di dover venire provocato e dirà che la Chiesa non deve essere fatta di burocrati, dirà che i vescovi non devono essere fatti di burocrati, cioè quindi, questo è il Papa Francesco, cioè ho riconosciuto proprio le parole esatte. Vedete questo dramma nel libro, ma specialmente anche in un altro punto lui parla delle chiese deserte, delle chiese che devono essere chiuse, e sembra alludere naturalmente a quello che abbiamo vissuto durante la pandemia, ma non c'è che speranza nelle parole di Domenico, cioè quello che lui ha comunicato è, diceva giustamente Pietro Luigi, nell'abbandonarsi al Signore con fiducia. C'è un fatto anche che mi ha colpito. Gesù, apparendo la notizia, diceva: voi pensate di essere i medici di voi stessi, ma io solo so cosa va bene per la vostra anima. Ecco, questo è molto visibile nell'atto del perdono, nel senso che così come nel suo perdono, il perdono di Don Domingo non è, vabbè, ma fatto questo, non fa niente, non lo odio e basta. No, lui passava a favore costante, viva da Tenocchio, che era questo, diciamo, padre che aveva, come dire, aveva accusato il Santo Ufficio, e lo va ad assistere mentre lui è con il popolo, e quello è commosso, dice perdonami, e dice io non ti devo perdonare, cioè c'è questo amore infinito in lui, e questo è una cosa che ha voluto moltissimo i mistici. Per esempio, ho sempre pensato in questi tratti di quel dominio, ho conosciuto per esempio gli scritti di Santa Caterina da Siena, quando lei dice: Signore, quando mi fanno del male, la che io non chieda più perché me l'hanno fatto, ma perché tu l'hai permesso. E questo era il punto, cioè nel senso che lui riconosceva anche in queste, diciamo, avversità, un'opportunità di salvezza. E un'opportunità di dire qualcosa. Mi ricordo anche quando Natusa di Reserata diceva: Gesù oggi non ha avuto neanche una mortificazione, che cosa posso dirti? Sono a mano di volte. C'è questo costante concetto dell'offerta gioiosa, dell'offerta, diciamo, consapevole all'arte fino all'ultimo. Ecco, quel bonito si interessa, come è stato detto, con il Padre Dio, ma in due c'è questa comunione spirituale molto forte già da prima. Pensate che il Padre Dio è in contatto, visto la Redonia, che è una delle vie spirituali più dolito, più solerti, per dire. E lui scrive: niente di quello che ha scritto mi deve andare perso, sono perdi. Allora, proprio di questo che lo chiama l'Apostolo, appunto, di Napoli, anche per iscritto. E quando si vede nel 1953 c'è questo incontro tra i due, ma specialmente hanno la sensazione di essere sinistri, addirittura c'è un saluto, dice: ora ti sei un po' rialcato, quindi c'è il sospetto che lui si siano visti anche da giovani, quando, anche se non esiste una prova documentaria di questo, quando per un breve periodo, voi sapete che il San Pio Futuro Santo ha fatto, diciamo, il servizio di leva a Napoli, e quindi probabilmente andava a dire messa nella stessa chiesa dove era fondato, ma questo non è accertato. Quello che è certo invece è questa comunione fortissima dei due, è Don Domingo, senza averlo letto, si portava addosso il bacino, che forse aveva fatto qualcosa di male, perché con 17 anni lui è stato tenuto lontano dalla possibilità, per cui la messa, come anche per San Pio, è il momento di congiunzione più grande con Gesù. E pensate che la recita c'è da, dice messa, la celebra la messa fino all'ultimo, anche in caso suo, quando non poteva più stare dritto, perché aveva questa architettura.
poi troverete anche sul libro, diciamo, la testimonianza di Monsignor Corbenni, che diciamo per molti anni è stato responsabile dell'ufficio statistico della Santa Sede, ma tantissime, no? Abbiamo avuto esperienza anche dell'ufficio Santa che avevamo avuto in un dibattito, ma pensate a questa storia che è veramente singolare, nel senso che un Monsignore fa peraltro che lavora a una persona nel caso di Santi, quando aveva iniziato da poco a lavorare, allora c'è che è messa a Napoli, in San Pasquale Mai, in Macchiaio, e quindi cercava, diciamo, il parroco perché voleva dire messa lì, quanto era fuori sede. E, andando dentro l'altare, vide questo sacerdote molto anziano, con una borsa nera ai suoi piedi, e dice: senti padre, io devo dire messa, però vorrei anche confessare. Prima dice: e ora non c'è tempo, se devi dire messa o non c'è messa, ti confessi. Angioletto, decidi. Ecco, mi prometto che lui non sapeva niente, perché Angioletto è un intercalare di Don Domenico, che era anche esorcista, tanto però volte è scappato anche un altro esorcista, ha detto Angioletto, dice, però con le corna, no, no. Però appunto diciamo, dice, non dovrebbe decidere così, eccetera. Dice, ma tu che cosa fai? Dove vieni da Roma? Dice, ma cosa fai proprio? Dice, la parola che conversa una cosa esatta, mi puoi fare santo pure a me. Dice, ma senta padre, prima mi fanno santo, però ci vuole un particolare che devo dire. Queste sono tentate, gli diceva lui. E questo dice, scherzava. Dice, dopodiché lui è andato a dire messa, insomma, fin dalla messa è andata a Sant'Ambo e non c'era più, però ha chiesto in chiesa, ma dove era questa sacerdote? Nessuno sapeva dire, dice, ma stai. Allora ho pensato che fosse un sacerdote che anziano che rentava, se era riposato lì, se era andato. Passano 3 anni e lui va a Ostia, dice, con gli amici a Palermo, che erano devotissimi di Don Domenico, quindi erano loro immaginati, lui l'ha conosciuto. Quindi pensate, questo è un signore che, diciamo, adesso poi ha fatto questa testimonianza e è stato anche lui una pedina importante, diciamo, nella curioso meccanismo che ha portato la situazione, così come anche il vescovo attuale ci ha mandato un messaggio poco fa che era contento di questa giornata, e l'arcivescovo il prossimo battaglia, e questo per dirvi che è una figura che ancora oggi ispira la gioia nella fede. Io penso che Gesù, pensaci tu, è un grande, grande dono, perché noi tutti, diciamo, quando, come diceva giustamente anche di questo Luigi, noi aspiamo, no? Siamo persone che buttiamo giù il paradiso di bestemmie perché è il traffico, perché prendiamo l'aereo e altre cose, e non riusciamo a capire che magari, diciamo, al male che riceviamo, diciamo, che stiamo subendo, possiamo renderlo ancora più malvagio o ancora più doloroso, se non ci fidiamo di Dio, mentre quella fiducia in Dio ci insoffia un ambiente, una gioia interiore. Quindi spesso occorre pensare a queste figure inarrivabili, non già perché non possiamo essere come loro, vogliamo essere come loro, ma perché loro ci hanno aperto uno sguardo di quello che significa amare Dio. Noi possiamo tutti pensare, diciamo, che Gesù, figlio di Dio, ha scelto comunicare l'amore offrendo tutto se stessi. Quindi noi possiamo comunque offrire le nostre piccole comunità per un grande progetto, che è la salvezza della nostra anima, che è la cosa più bella, perché quella è una gioia senza fine. Tutto quello che possiamo dire dura poco e noi dovremmo sapere. E comunque, diciamo, ci sarebbe tantissimo ancora da dire, però so che il tempo è limitato e quindi voglio lasciare lo spazio anche di domande. Luciano, nel libro tu parli del rapporto di Don Dolindo con Suor Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso, beata, attualmente beata, un'altra grande mistica. A Napoli c'è il monastero di Ponti Rossi che continua a c'è la sua donna. Sì, a un certo punto si scambiavano le sofferenze. E tu, a livello, non so se ti risponde tu o qui, può essere questo modo, se non lo stiamo oggi parlando, masochismo? Questo scambiarsi con la vera, la vera,
grazie della domanda, vi rispondo davvero molto brevemente. Credo che sia un grande rischio che tutti noi corriamo, anche nella vita cristiana, quella di scendere. Immaginate quello che stiamo per fare tra qualche minuto, tra poco si celebrerà l'Eucaristia. Scendere quello che accade su questo altare con quello che succederà fuori da questa chiesa, questo non va bene. Cioè, finché non capiamo il legame profondo che c'è tra questo altare e il tavolo di casa nostra, le nostre famiglie, il nostro lavoro, la nostra capacità di amare, le nostre amicizie, soltanto quando teniamo insieme queste cose, allora la fede cristiana ha un senso. Separare, dividere, significa vanificare, cioè non aiutare. Quindi è sempre molto complicato quando uno dice: io tocco, non lo so, la componente psicologica di una persona, ma non mi interessa il suo corpo e non mi interessa la sua anima. Ma giustamente qualcuno dice: ma c'è anche chi non vuol sentire, no? Chi non vuol accogliere tutto questo. Beh, noi sappiamo che esiste un verbo esistenziale che tiene insieme tutte queste tre dimensioni, e che è l'amore. Cioè, quando tu ami qualcuno, inevitabilmente tieni insieme queste tre dimensioni. Quindi, quando tu stai volendo bene a una persona, quando tu stai amando una persona, quella persona non lo sa, ma sta incontrando Cristo. Non lo sa, ma se sta facendo un'esperienza di amore, sta incontrando Dio. Ricordatevi che quando San Giovanni deve spiegarci chi è Dio, dice: Deus caritas est, Dio è amore. Allora, ci sono dei momenti nella vita in cui noi possiamo dire il nome dell'amore, e il nome dell'amore è Gesù. Gesù è il Signore ed è il nome dell'amore. Ma ci sono dei momenti nella vita in cui noi non possiamo pronunciare questo nome per le circostanze, metteteci tutto quello che volete, ma Gesù è lì, è presente lì, in sostanza è lì. Dove? Nella dedizione di quel colloquio, nella cura, nell'amicizia, nella delicatezza umana, nella professionalità, in tutto quello che normalmente è la nostra esperienza, lì passa Cristo. Quindi non dobbiamo pensare che una persona, semplicemente perché non parliamo esplicitamente di qualcosa, allora non sta facendo l'esperienza di Dio. Certo, lì si tratta anche di fare discernimento, di dire che ci sono dei momenti in cui uno può osare, e altri momenti in cui possiamo anche rimanere un passo indietro, ma sapendo che è Gesù. Cito il capitolo 24 di Luca, quando c'è l'apparizione ai discepoli di Emmaus. Vi ricordate in quel racconto, nella prima parte di quel racconto, Gesù cammina con loro, ma loro non sanno che Gesù, per loro è uno straniero. O pensate a Tobi, al libro di Tobia, no? Camminano con Raffaele, sa l'arcangelo Raffaele, ma non sanno che è l'arcangelo Raffaele. Molte volte Dio è sempre nascosto dietro persone e circostanze. Tu non sai che è Dio, ma è Lui però. Quindi, dietro quella carezza, dietro quell'attenzione, dietro quello sguardo, dietro quel sorriso, dietro quella mano stretta, dietro quella telefonata, dietro quel messaggio, tu dici: c'è Luciano. E non c'è solo Luciano, c'è anche qualcun altro quando c'è l'amore. Allora, ognuno di noi, in quello che fa, in qualche maniera, diventa egli stesso un sacramento. Che cosa significa? Che noi, quando celebriamo l'Eucaristia, il pane diventa il corpo di Cristo, ma quando venite a fare la comunione, voi sentite il corpo o il pane? Sentite il pane, ma voi sapete, la nostra fede ce lo dice, che lì c'è realmente Cristo. Allora, ugualmente noi, trasformati dall'Eucaristia, diventiamo così. La gente incontra Luigi, ma non c'è solo Luigi, c'è Gesù. E quindi, anche se io non lo dico, rimane lui, c'è lui. In questo senso Gesù è l'unico salvatore del mondo, perché anche se non lo diciamo e anche se questa cosa non viene professata, di fatto è l'amore che salva, ed è sempre Gesù nascosto in ognuna di queste circostanze. Quindi già il fatto che uno fa bene il proprio mestiere già fa passare molto della vita spirituale. Chiudo dicendo questo, che noi dobbiamo avere sempre la capacità di tenere insieme queste dimensioni, ma più che dare delle risposte dovremmo aiutare le persone a farsi la domanda giusta. Perché ricordatevi che la fede nasce
quando c'è la domanda giusta. Perché a volte noi viviamo l'evangelizzazione come un diamo le risposte alle persone. Sì, ma ti sei mai domandato se quella persona c'ha la domanda? Che è un po' come dire, offriamo dell'acqua a tutti, ma sei sicuro che qualcuno ha sede? Allora, l'evangelizzazione è innanzitutto a servizio della sede, cioè di rendere consapevole la sede che ci abbiamo dentro. Poi la risposta ce l'ha già data Gesù, non dobbiamo inventarcela noi, lui è l'acqua viva. Quindi secondo me dovremmo sempre capovolgere questa cosa, altrimenti passiamo il tempo a, pensate a Di Maglione, pensate a Don Dolindo, pensate al lavoro che fa Luciano, la comunicazione. La vera comunicazione non è semplicemente dare delle risposte, ma aiutare le persone a farsi la domanda giusta. Perché se tu ti fai la domanda giusta, allora quella domanda giusta ti conduce verso la risposta. Chiudo veramente. Per esempio, se una persona non ha dentro di sé la domanda, il desiderio di felicità, che cosa gli dai? Se uno non desidera essere felice, ma vuole semplicemente accontentarsi di qualcosa per campare, come puoi annunciargli Cristo? Quindi la prima cosa è risvegliare dentro di lui un desiderio di felicità. Quando hai risvegliato questo desiderio, allora la strada è schiarata, perché arrivi anche la risposta a questo desiderio, a questa domanda. Quindi, vedete, in questo senso credo che tutti siamo chiamati a questo. Dicevo, io non ho studiato teologia, io non conosco proprio tutto il catechismo, quando mi domandano io non so cosa rispondere. A parte che questa non deve essere una scusa. Ma il vero lavoro nostro è innanzitutto aiutare le persone a farsi la domanda giusta. E non vi preoccupate che se non aiutiamo noi le persone, è la vita che ci costringe a farci delle domande. Quello che abbiamo letto che è successo questa notte, no? È scoppiato e crollato una serie di palazzine ad Agrigento, queste famiglie. Ma capite che queste cose ci fanno una grande domanda. Cioè, quelle persone che hanno perso tutto, a un certo punto si domandano, ma che cosa vale la pena vivere? Che cos'è la vita? Se poi succede questo, no? Vedete come le domande... Ora, lì, per una persona che è attraversata da una domanda simile, c'è Gesù come la risposta a questa domanda. Cioè, ha un curriculum che viene
se non